quando andai alla prima di Mondocane, mi ricordo i commenti della gente quando uscimmo dal cinema. Erano tutti muti, paralizzati da quello che avevano visto. Lui ha fatto l'antidocumentario. Non si credeva appunto che avesse quel successo che poi ho avuto. Questo essere estremisti, essere anche fregarsi della verità. L'hanno conosciuto che era appena uscito di prigione. Era un po' un tombeur de femme, che è Gualtiero, così. Era un bellissimo uomo. Lui era solitario, ma aveva delle compagne, ma ne aveva tante. Jacovetti era sregolato nelle abitudini. D'altra parte è stato così sempre, capito? Non so, a un certo momento si decideva ad andare a pescare. Si andava a pescare. E si pescava per una settimana. Ecco perché ci abbiamo impiegato tre anni per fare Mondocane, 2 anni e mezzo per girare Africa Dio e così via. Gli piaceva il pericolo, l'avventura. Questo vuol dare massimo risalto al male. Cioè, l'idea che la notizia deve essere sconvolgente, deve essere scandalizzante e deve fare agio, si diceva una volta, sulle buone notizie. E questo è uno jacopettismo di oggi portato a dei limiti di paradossali, insopportabili. La magistratura bloccò tutto il film, sequestrarono tutto quello che avevamo girato, misero i sigilli su quello e c'era il pericolo dell'arresto. Anticipò delle verità, inventandole, ma le anticipò. Fu il marchio che ci condizionò la vita, Africa Dio. Cioè io da quel momento in poi è stato difficilissimo lavorare in Italia. Come si fa a dire in una parola una persona che ha 8.000 sfaccettature? Jacopetti è un leopardo, solitario, difficilmente si imbranca. Non ama i rapporti facili, non accetta nessuno a prima vista. Quando però si affeziona e scopre un amico, è veramente un amico. Io sono solidale, io crepo per difendere un amico a una cosa che credo. Ooh, I'm lazy.